Siamo qui con Giorgia Miotto. È finito il derby toscano tra Florenzia e Empoli. Per te è stata un'esperienza importante perché sono stati i tuoi primi 90 minuti da titolare, tra l'altro. Che emozione è stata questa gara? È stata un'emozione grandissima per me perché comunque è un piccolo traguardo. Ho lavorato molto, continuerò a lavorare. È un inizio, spero in altri tanti minuti. La stagione è ancora lunga, quindi spero di poter tornare in campo prima possibile. Ecco, per quanto riguarda la partita di oggi, che cosa possiamo dire? Siete partiti bene, poi c'è stato un po' di problemi nel secondo tempo, come hai visto la gara? Ma abbiamo fatto un buonissimo primo tempo in cui la palla girava bene, abbiamo fatto un buon gioco, abbiamo trovato le conclusioni. Nel secondo tempo invece loro sono entrate molto più cattive, sembra con più voglia e con più cattiveria sotto porta, quella che è mancata a noi un po' nel secondo tempo, e speriamo che questa cattiveria possa uscire contro l'Inter la prossima giornata in casa e speriamo di poter vincere in casa.